Dopo il 17° capitolo, Renzo torna in scena nel 26°. Il governatore di Milano ha protestato con la Repubblica di Venezia per l'ospitalità data a un malfattore. Il malfattore in questione è proprio Renzo. Per questo il cugino Bortolo lo ha convinto a cambiare casa e paese. Così Renzo se n'è andato a lavorare presso un'altra filanda e ha cambiato addirittura nome, assumendo quello di Antonio Rivolta. Nel capitolo 27, Renzo e Agnese riescono a stabilire un contatto epistolare grazie a intermediari che scrivono e leggono le lettere al posto loro. Lucia, dopo la conversione dell'innominato che l'aveva rapita, ha trovato rifugio a Milano. Dopo l'assalto ai forni, la carestia non cessa e la povertà cresce sempre di più. Il passaggio dell'esercito dei Lanzichenecchi che saccheggiano le campagne porta con sé il virus della peste. Il contagio si diffonde con rapidità. Renzo ha contratto la peste, ma ne è guarito ed è dunque immunizzato. Torna al paese e incontra Don Abbondio, riceve notizie di Lucia e va a cercarla a Milano.